Live? Eccoci qua, siamo live. Mentre non è stato. Che idea di merda mi ha avuto a mangiarci una goleador prima di iniziare la puntata. Il sapore di pasta, veramente di colla. Buono. No, la mia era buona, la mia era Coca-Cola limone. No, buona, però. C'è la lappo. ASMR. Cioè, fai l'ASMR per tutta la puntata. Buonasera, buonasera, benvenuti a Calcio Club. In questo fresco venerdì pomeriggio di giugno. No? No, io sto bene. Sto non c'ho ancora il segno del sudore della cintura di sicurezza di quando sono arrivato qua in macchina 20 minuti fa. Esatto. Però eccoci qua per Calcio Club, ancora sani per poco. Mentre ci idratiamo, vi facciamo sentire la nostra sigla. Puntata incentrata sulla. La prima grande puntata dedicata al calciomercato. Con essa arriva ed è necessaria la lista della spesa per andare al supermercato, anzi al super calciomercato. Buonasera, Federico, perdonami. E buonasera anche al nostro Matthew in regia. Bella lì. Ecco, bella lì. Capito. Noi buonasera, facciamo tutti i formali così. Lui bella zio frate. Proprio così. No, adesso Matthew, grazie mille. E ti ringrazio anticipatamente per la sigla che metterai ora. Non c'è niente da fare, quelli che vincono sono più bravi degli altri. Piaccia o non piaccia, questo è poco ma sicuro. Perché ripeto, sono più uomo io che tutti voi messi insieme. Demotivato, mollo. Ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che? Something was wrong, I say. Hey, dilly din, dilly don, wake up. Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti di calciomercato, tanti nomi importanti in questi giorni che stanno uscendo, come succede sempre, anche troppo mi verrebbe quasi da dire. Mi diverto ogni tanto a fare quel gioco lì d'estate in cui si prendono i nomi che vengono affiancati alle varie squadre. Ad esempio prendi il Milan, esatto. Vedi da giugno all'ultima giornata di agosto, se non anche oltre, tutti i nomi, fai l'elenco e vedi effettivamente quanti poi di quelli annunciati come ufficiali o quasi pochi. Davvero, davvero pochi, ma secondo me non sono pochi invece quelli che succederanno adesso. L'intenzione delle varie squadre sembra essere quella di, giustamente, secondo me, di chiudere prima anche le trattative dell'inizio della preparazione atletica, che le squadre di solito si riuniscono a inizio luglio. Adesso vediamo se sarà un pochino prima, non c'è il mondiale di mezzo. No, comunque tante squadre si ritrovano primi di luglio. Esatto. Una volta c'erano magari le squadre, vabbè, oltre a quelle che hanno preliminari delle coppe europee, anche quelle che dovevano preparare magari la supercoppa che si ritrovavano prima. A me manca la supercoppa d'estate. Dava l'inizio a una stagione, perché era il ponte tra la stagione vecchia e quella nuova. Esatto, cioè poi uno pensa a un fattore economico. La Premier League non ha dovuto ricorrere a questi escamotage per... Anzi, è proprio la magia della Premier League sta anche che nel Community Shield che apre la stagione per tutte le squadre. Però vabbè, parleremo logicamente di questo, ma prima volevo magari scambiare due chiacchiere con te riguardanti la nostra nazionale. Esatto. Perché non abbiamo parlato nelle scorse settimane, avevamo altre partite di cui parlare, avevamo altri temi, pagelloni, così, e ci sono state di mezzo, e ci sono ancora di mezzo, queste partite della nazionale che si devono finire di giocare, con tanti dubbi, alcune conferme, alcune sorprese, alti e bassi. Diciamo che non so esattamente che cosa ti aspettavi te, adesso me lo dirai, però un 5-2 contro la Germania fa... Ragazzi, vi interrompo un secondo, intanto che mi stacco la goleador dalla gengiva. C'è Andrea il Gallo Belotti che dice: mamma, madre mia, dall'averlo come compare di banca in università a vederlo in live, grande bolla. Un saluto a Belotti. È di Bergamo, appunto. È il mio compare di università, anzi lo saluto. Ha anche risposto ai sondaggi che abbiamo messo sulla pagina, quindi dopo ne parleremo. Lo invitiamo logicamente a partecipare, a dirci che cosa ne pensa, anche perché ci sono stati un paio di bergamaschi che si sono intravisti in nazionale. Pessina, che effettivamente ha dato poco quest'anno con l'Atalanta, secondo me poteva fare molto molto meglio, e di solito in nazionale magari si rigenera un po', l'ho visto un pochino più in gamba, esatto. Un pochino più sul pezzo. Ci sono stati degli esordi importanti, delle scommesse importanti come quella di Gnonto, che sì. E
anche quella di gatti, bisogna sottolinearlo, perché quando si è iniziato a parlare di gatti, poi si è smesso di parlare di Gnonto. L'ultima partita ha segnato Gnonto, si è smesso di nuovo di parlare, esatto, di gatti. È stata un po' la mia paura e la mia perplessità, nel senso, dopo la partita con l'Argentina eravamo tutti brocchi. Poi pareggio con l'Inghilterra, allora va bene, vittoria con l'Ungheria, tutti i fenomeni, sconfitta con la Germania, tutti i brocchi. Sì, poi calma, anche... cioè nel senso, esatto. Gnonto, Gatti, ma anche Tonali che ha esordito dal primo minuto, ha giocato con più continuità, Pellegrini, è un nuovo corso, le sconfitte arriveranno, non dimentichiamoci che mentre noi perdevamo 5-2, l'Inghilterra, data da tanti come favorita al mondiale, perdeva 4-0 con l'Ungheria. E quindi queste sconfitte in nazionale, con dove il livello si è alzato mediamente in tutte le nazionali, possono arrivare perché è fine stagione, perché ci sono motivazioni dove a volte sono tante, a volte sono poche. È un po' come la regular season dell'NBA, a me piace sempre paragonare i due sport. Sì, ci sta, in NBA ci sono tante partite dove sembra una squadra molto più favorita dell'altra, invece finiscono più 30, più 40, dove non c'è storia, perché dipende tanto dall'approccio. E quindi c'è il caldo, c'è tanti che hanno avuto una stagione lunga. Esatto, cioè parliamo di squadre che sono, esatto, a fine stagione, che il cui campionato per molti è finito da un mese. Esatto, c'è ad esempio Modric che diceva di aver giocato più di 50 partite. Cioè comunque sono tante 50 partite per un a, 35 una certa età, a una certa età, a un certo ritmo, a un certo livello. Quindi mi aspettavo degli risultati un po' pazzi, ecco. Certo è che, caspita, perdere 5-2 con la Germania fa sempre male, perché ricordiamoci che con loro ci abbiamo perso solo da alleati, e però esatto, adesso non più perché ci abbiamo perso anche in Nation League. È quello, cioè finora con la Germania avevamo uno storico, a parte la sconfitta ai rigori dell'ultimo europeo, esatto, però prima di quella ne avevano prese quasi sempre contro di noi, e dispiace vedere questa nazionale qua così in difficoltà, perché anche nei momenti bui precedenti non c'erano state delle debacle, esatto, contro squadre così forti da farti, cioè capito, comunque hai vinto l'europeo da poco, e quindi fa riflettere anche effettivamente su quanto si deve rischiare, quanto si deve provare questi giocatori nuovi, non lo so, cioè quanto è giusto sperimentare. È giusto sperimentarli a un alto livello, perché comunque la National League è comunque un torneo competitivo, diciamo che c'è qualcosa in palio, sono degli amichevoli con qualcosa in palio. Quello è. Ed è giusto provarli adesso, perché non puoi provarli alle qualificazioni per l'europeo, non puoi provarli alle qualificazioni ai prossimi mondiali. I giovani li devi buttare adesso, li devi buttare dentro adesso, perché Gnonto, Gatti saranno quelli che dovranno fare l'ossatura della squadra ai mondiali e ai prossimi europei. Non puoi di certo metterli dentro una squadra a due mesi dall'europeo, come è stato fatto magari tra l'ultimo mondiale e l'ultimo europeo. È stato fatto un po' di fretta, ci è andata bene, però non può andare sempre bene. Sì, è curiosa anche la scelta adesso di usare questa Nations League più che per provare a vincerla, esatto, ma fare questi esperimenti, che ti permette anche di a questi giocatori, permette di confrontarsi con squadre come la Germania, l'Inghilterra, l'Ungheria, che comunque è un'ottima nazionale negli ultimi anni, nell'ultimo ciclo. E non lo so, a chi ti è piaciuto di più? Perché secondo me ci sono state un paio di figure che hanno deluso, mm-hmm, rispetto ad altre che invece hanno convinto molto di più. A me è piaciuto molto Pellegrini per continuità di rendimento, anche se poi nell'ultima mi sembra sia stato in tribuna. Però comunque è stato un ottimo giocatore, decisivo. E vabbè, a parte Gnonto, Gatti, le sorprese, i giovani che sono stati lanciati, lui è quello che deve dare la qualità in mezzo al campo dell'Italia. Cioè mi immagino un centrocampo a tre con tra titolari Barella e Pellegrini, mi aspetto tanto da Pellegrini. Poi il centrocampista centrale lo può far Tonali, lo può far Verratti, lo può far Locatelli, però Pellegrini e Barella sono quelli da cui mi aspetto di più, e Pellegrini è quello che i colpi ce li ha, le ho fatto vedere anche durante la stagione. Su questa ultima cosa che mi hai detto, citando Tonali, spesso Tonali viene dato in alternanza con Barella, che ci sta perché sono i ruoli naturali dei due giocatori, però tu me lo piazzi anche davanti alla difesa un Tonali. Secondo me può farlo, l'ha fatto nel Brescia e ha le, esatto, qualità per farlo in un centrocampo dove si cambia tanto posizione. Poi a me piace vedere il calcio non più con le posizioni, cioè delle idee, nel senso che uno magari è messo a centrocampo in una formazione tipo, ma gioca più avanzato, gioca più arretrato. Quindi un centrocampo a tre
si può variare tanto, cioè non mi immagino il centrale, il CDC, il centrocampista difensivo in mezzo al campo come poteva essere Pirlo. Sì, lo so, immagino... per esempio pensa a quelli che c'erano prima, Jorginho, pensa anche semplicemente a Brozovic, esatto, nell'Inter. Sì. Secondo me, ecco, Tonali ha quelle caratteristiche lì, però mi dà l'idea di essere un po' sprecato lì, perché ha dimostrato di essere molto più adatto e di poter performare al massimo del livello come incursionista, come sì, interno di spinta, sì, come lo sono essere... Barella e Pellegrini. Quindi però potrebbe essere, invece che sprecato, una risorsa addirittura in più. Avere uno magari che è bravo nella fase difensiva, ma che ti sa dare anche tanto in fase offensiva. Può essere un'arma in più dove non viene usata sempre, per esempio come può essere Rodri nel Manchester City, che è prettamente un giocatore usato in fase difensiva, però ha fatto 7 gol in campionato, quindi può essere usato anche come arma offensiva, non sempre perché poi diventi prevedibile, però hai già anche altri giocatori che possono creare le occasioni offensive. Può darsi, può darsi. Non lo so, io mi piace vedere i loro giocatori esprimersi al massimo del potenziale. Credo che quello vedere sì, un Tonali lì mi dispiacerebbe, però allo stesso tempo ci sono due interni. Però poi chi metti? Se giochi a 3, chi metti? Giochi a 4 o beh, a 2? Ci sta la staffetta fra i tre, fra Barella, Pellegrini e Tonali, e invece il ruolo magari più arretrato, il ruolo più da regista, darlo magari a un Locatelli o magari a uno stesso Jorginho, nella speranza che torni quello di qualche anno fa. Dubito, perché l'ho visto molto in fase calante, però vediamo. Lì si sta addormentando. Il Gallo intanto ci dice che Pellegrini sta dando una mano in nazionale come l'ha data Chiesa all'europeo. E poi beh, sì, dice ovviamente da prendere con le pinze questo paragone, però... No, beh, è stato molto incisivo in queste ultime partite, probabilmente quello che è uscito dalla stagione anche più in forma. Certo. Lo era nella fase finale con la Roma in Conference League, è effettivamente arrivato in forma in campionato, come secondo me hanno esordito abbastanza bene anche Calabria e Tonali. Certo. Proprio sull'onda lunga della vittoria dello scudetto. Ma deve essere, cioè, la nazionale deve essere anche la massima espressione dei giocatori in quel momento. Cioè, capisco affidarsi a un gruppo solido, a un gruppo consolidato, però a volte, tipo con la partita contro l'Argentina, c'erano in campo giocatori che non meritavano, per la stagione, per come erano arrivati a quell'appuntamento, di giocare. Penso magari a Immobile, a Belotti, cioè che hanno fatto, a parte Immobile, perché però in nazionale è una storia a sé, bisogna scindere i due giocatori. Belotti non è che ha fatto tutta questa gran stagione, e quindi magari... Sì, è stato anche molto spesso infortunato, esatto, e mi è dispiaciuto, perché secondo me poteva essere un'ottima stagione per lui in questo Torino, esatto, che c'era. Chi ti ha deluso? Che io un paio di nomi ce li ho, cioè che non mi hanno fatto impazzire. A me han deluso un po' Scamacca, mi aspettavo, esatto, magari un gol. E poi mi ha deluso Donnarumma fuori dal campo, perché da capitano, cioè avere la fascia e rispondere così non è da capitano. Cioè io poi magari sarò di parte, perché... No, oddio, io sono d'accordissimo con te. Però non si può rispondere così, perché le evidenze sono contro quello che ha detto. Cioè lui ha detto solo quella volta contro il Real, ma non è vero. Cioè l'ha fatto la stessa cosa, l'ha fatta contro l'Inghilterra, l'ha fatto più volte nel Milan, l'ha fatto anche col PSG durante la stagione. A volte bisognerebbe solo accettare la critica, dire è vero, sono il capitano della nazionale, non stai rappresentando Donnarumma, stai rappresentando la nazionale italiana, stai rappresentando un paese intero. E soprattutto il carattere, esatto, di quel paese, il carattere di quel paese, di quella squadra in quel momento. Se tu dici questo, dai l'idea di una squadra non umile, dai l'idea, esatto, di una squadra nervosa. Cioè io non sono le emozioni che ha bisogno. Un Chiellini, esatto, che fa una dichiarazione del genere non me lo sogno neanche nei peggiori incubi. Cioè questo è il discorso. Onestamente credo che sia sbagliato dare la fascia, sia stato sbagliato dargli la fascia, perché ci sono altri giocatori magari con non il numero più alto di presenze, però penso a un Barella, penso a un anche uno stesso Pellegrini, che hanno comunque un... sono anche abituati, esatto, a un ruolo da leader. Un cioè ruolo Pellegrini diverso. È il capitano della Roma, Barella è l'anima dell'Inter, Donnarumma in quest'anno è stato uno dei tanti al PSG. Cioè Donnarumma non è stato preso come uno dei tanti fenomeni che ha il PSG, fortissimo, ma forse gli manca quello. Poi ha fatto panchina a metà stagione, ha fatto... Secondo me non è stata la scelta migliore quella di affidare questa fascia così pesante in questo periodo molto difficile a lui. Potrebbe essere, poi magari mi sbaglierò, e Mancini con questa scelta dimostrerà di averci visto lungo, e poi alla lunga invece si
rivelerà proprio una buona formazione da capitano per lui, in un certo senso, cioè farsi le ossa dure anche in questi momenti così difficili. Diciamo che la prima risposta non è stata delle esatto, migliori. Esatto, il primo ecco passo quello. Non è stato buono. Sì, ecco, a me ha deluso lui, ha deluso anche altri giocatori come ad esempio Mancini, non mi ha fatto impazzire, Mancini difensore, mentre altri li ho visti più in palla, anche se non hanno trovato spesso il gol, però penso a Raspadori, penso a Gnonto. Politano a tratti ha dimostrato delle belle giocate, ma rimane un giocatore secondo me con molti limiti, non da titolare. Esatto, può essere un'ottima riserva, un ottimo 22esimo giocatore. Non posso pensare a un'Italia vincente Politano titolare, ma come non posso pensare a una squadra di club vincente con Politano titolare. Com'è la tua formazione tipo per un ipotetico prossimo mondiale? 4-3-3, okay. Donnarumma, Calabrio, Di Lorenzo in base a come arrivano chi c'è dall'altro lato. Esatto. Poi Bastoni, bisognerà vedere se Gatti va bene o se no Mancini può andare bene lo stesso, anche se è proprio esperienza rispetto a Gatti. Forse sì. Bonucci lo tagliamo fuori a prescindere. Secondo me sì, secondo me va fatta una scelta drastica. È andato male questo ciclo di 8 anni, a parte la parentesi bella dell'europeo, va tagliato. Cioè in altre nazionali non si fanno problemi a mettere da parte giocatori che hanno dato il loro contributo in nazionale. Grazie per le emozioni, grazie mille, arrivederci. Grazie mille. Poi a sinistra, anzi no, a destra Calabria, a sinistra Di Lorenzo, invertiti, secondo me li farei giocare tutti e due insieme. Beh, io in realtà a sinistra io ci vedo bene anche uno Spinazzola o un Di Marco, sì, secondo sì. me sono delle ottime, ottime risorse, per il futuro magari potrebbe uscire anche un Udogie, chi lo sa. Poi centrocampo a tre, Barella, Tonali, Pellegrini, io punto forte su questo con Verratti, 12esimo uomo assolutamente che cambia la partita. E poi in attacco l'ideale sarebbe avere Chiesa a destra e Scamacca e Raspadori spostato più sulla sinistra, perché non vedo talenti come esterni sinistri al momento. Poi magari tra 3 anni avremo un Gnonto titolare al City. No, beh, può starci. E comunque è una buona squadra, cioè vai a vedere i nomi, parte magari 2 o 3 giocatori da migliorare, però... Sì, certo, guardando in ottica mondiale, diciamo, perdonami, ottica il prossimo europeo, perché ci sarà prima il prossimo europeo in Germania, se non erro, sì. E guardando come potrebbero proseguire le varie strade, tipo di Scamacca, Raspadori, che mi auguro, e ripeto, mi auguro questa cosa qua, e poi mi ricollego a quello di cui parleremo adesso, finiscano finalmente in un grande club, perché credo sia necessario quest'estate uno step successivo per migliorare anche i stessi giocatori, abituarli a delle realtà sempre più importanti, sempre più competitive, con una crescita del genere di quei giocatori che hanno bisogno di fare esperienza ai alti livelli. Lo stesso Gatti che hai citato prima, secondo me è un ottimo difensore che ha un percorso molto lungo, che arriva da molto molto lontano, ma che non è il primo a fare questo tipo di percorso, arrivare così in alto. Quindi credo che sia necessario questo salto di qualità anche a livello delle squadre in cui giocano, con tutto rispetto per i vari Sassuolo, ma è una questione di ambizioni, certo. Cioè giocare sempre nel Sassuolo, nel Bologna, nell'Udinese, squadre che non hanno ambizioni a salire di livello, dopo un po' è penalizzante. Chissà cosa sarebbe diventato Berardi se fosse andato in un top club. Me lo sono sempre chiesto. Stavo pensando proprio a lui, perché alla fine ha dimostrato di essere un grande, grandissimo giocatore, all'Europeo ha fatto molto bene, anche adesso quando è stato tirato in mezzo ha fatto molto bene, però non l'abbiamo mai visto, cioè secondo me poteva dire ancora più forte. Peccato. Sono qua sulla homepage della Gazzetta, stavo curiosando prima le varie notizie di calciomercato. Inter è Lukaku Day. Guarda quel sorrisetto, quel dannato sorriso. Zang è arrivato in sede con una Ferrari nerazzurra, tra l'altro, visto prima il video, e un po' tamarro, sì, possiamo dirlo, mai come uno che viene sotto casa mia, perché sotto casa mia c'è un centro scommesse. Lui, grande tifoso del Milan, ha fatto personalizzare la sua Porsche bianca con lo scudetto 19 sul cofano, proprio una bellissima. Se lo dici pure te, un'immagine veramente orrenda. Esatto, qua abbiamo iniziato a parlare di calciomercato e subito
è arrivato il guru del calciomercato. Tu, tra Federana, che è qua sullo sfondo, tu tra l'altro hai scritto per molti anni, per, cioè, detto molti Uno. Anni, un anno, però per tre mesi. Mesi, no, tre anni, un anno e tre mesi, calciomercato, no? Tre mesi. Era il periodo in cui ci siamo conosciuti, era il periodo in cui, ah, pensa a te. Come? Periodo di Neymar, pensa a te che culo, no, che ha avuto, cioè questo si è beccato il colpo del trasferimento secolo più costoso della storia. Vai Fede, dici, vai, pure. Vai. Io ho scritto per calciomercato.com e arriva Neymar, quindi è la cosa più costosa di sempre. Vado a FC Inter News, becco l'estate di Lukaku all'Inter, per cui acquisto più costoso di sempre dell'Inter. E poi un'altra roba che non mi ricordo, però ho avuto... Senti, molto allora, non puoi scrivere tipo per Pescara notizie, perché io sono così tifoso del Pescara, vorrei rivederlo un po' in auge. Chi vorresti, no? Così, chi vorresti? Ma che ne so, un Verratti che ritorna a Pescara, ci starebbe. Sì, 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 così non giocherà mai in Serie A, giocherà solamente o al Pescara o all'estero. Per amore degli Rustel, questo è altro. Sai cosa piace, ci penso, vado a lavorare per questo. Vai. Grazie Fede, grazie per il contributo. No, per quello mi è venuto in mente, perché abbiamo detto, dai, adesso parliamo di calciomercato, appare un Federico Rana selvatico, che tra l'altro non è, mi spezza perché manca ancora 20 giorni all'inizio del calciomercato e già abbiamo iniziato. Esatto. Partiamo, volevamo appunto parlare magari delle top 3 squadre, sì, in primis, poi ci approfondiremo con le altre, Inter, Milan, Juve, partendo appunto dall'Inter a questo punto. Si parla tanto di Lukaku, si parla tanto di Dybala, sono i due nomi sulle bocche di tutti e stuzzica sicuramente la fantasia dei tifosi nerazzurri, che però viene un po' frenato questo entusiasmo dalla consapevolezza che poi bisognerà vendere, bisognerà capire anche come chi verrà venduto. Però su questo tu credi che alla fine arriveranno entrambi, Lukaku e Dybala? Allora, potrebbero arrivare, però secondo me poi se dovessero arrivare tutti e due verrà fatto un sacrificio abbastanza importante, quindi sinceramente se fossi un tifoso dell'Inter preferirei averne solo uno, o Dybala o Lukaku, che comunque in Serie A ti fanno la differenza, e magari cercare di non vendere uno tra Bastoni e Skriniar o non vendere Lautaro. Quello è il discorso, cioè se io devo avere Lukaku e Dybala però poi devo vendere uno tra Lautaro e Skriniar e magari anche Bastoni, e alla fine non mi conviene, perché poi quei difensori non vanno rimpiazzati come vanno rimpiazzati gli attaccanti. Sì, si rischia di fare quel solito discorso del raccogliere le figurine. Esatto, senza... che non funziona mai, perché creare dei super team nel calcio, nel basket, nei racchettoni non funziona mai. No, sicuramente no, però io ti dico questa cosa qua, ti lancio la mia chicca di oggi, la mia previsione. Io credo che l'Inter abbia la possibilità di fare un grande mercato, perché poi tra l'altro ha il più grande dei direttori in Italia e forse uno dei migliori in Europa, e quindi può permettersi di farlo, quindi io anche da tifoso quale sono sereno, perché so che comunque Marotta farà il suo lavoro. L'Inter deve fare deve avere delle entrate per 60 milioni, deve fare queste raccogliere e racimolare tra le varie cessioni questi 60 milioni, e bisogna capire come decidere di racimolarli. Secondo me non è così impossibile che l'Inter riesca a farlo senza vendere i suoi big, perché facendo due calcoli, cioè se proprio volessimo eliminare qualcuno, tu mi hai citato Skriniar, Bastoni, Lautaro, è stato fatto anche il nome di Barella, però tutti hanno dato l'idea di voler restare, di voler fortemente restare, sì, a Milano, e quindi consapevoli di questa cosa, secondo me si sta facendo anche un altro ragionamento: chi sono quindi sacrificabili? Secondo me Dumfries è sacrificabile, sì, e secondo me Pinamonti è sacrificabile. Okay. Ora, da quello che ho letto, si parla per Dumfries, si chiedono, come io avevo ipotizzato, forse ne avevamo parlato fuori onda con, sì, te o in un'altra occasione, forse con il nostro Fabietto che salutiamo, magari ci sta ascoltando, di 45 milioni. Secondo me li può valere. Sì, visto, nel mercato di oggi può valere. Se tu Hakimi l'hai venduto a 70 milioni, Dumfries li può valere 45 milioni, facilmente. Se tu lo vendi anche a 40 milioni, ok, e Pinamonti lo vendi magari a 20-30 milioni, tu questi soldi che dovevi far entrare, certo, li hai fatti entrare, e lì poi sei riuscito a tenere, cioè, vuoi compensare con un esterno destro così, prendi Bellanova e Darmian. Io ti dico, Dumfries è forte, ma
secondo me potenzialmente ci sono tanti esterni che possono diventare più forti, come Bellanova, come Cambiasso. Io insisto per questo giocatore che a me piace tantissimo, Cambiasso del Genoa, che tra l'altro è sceso in Serie B, quindi avrà sicuramente anche l'intenzione di rimanere nella massima serie. Si è infortunato, è appena rientrato, non è ancora al top della condizione, però secondo me ci sta tenere un giocatore del genere. È questo che ti dico: a questo punto, con un tandem offensivo del genere, tu puoi permetterti di sacrificare un Pinamonti, sacrificare, vabbè, Sanchez probabilmente andrà via, volendo anche un Correa. Però se tu ti ritrovi con l'attacco Lautaro, Dybala, Lukaku, Correa e Dzeko, no, beh, certo, onestamente, certo. Infatti il discorso è: se arrivano entrambi e l'Inter riesce a non vendere nessuno dei big, dei giocatori più importanti, giù il cappello e tanti applausi. E io ti dico di più, ti lancio un'altra provocazione, che adesso salvatevi questa clip, che la rifate vedere a fine stagione. A settembre? L'Inter se tiene i giocatori che deve tenere senza vendere nessun big e facendo quello che ho appena detto io, come se fosse la cosa più facile del mondo, esatto. Però se fa una cosa del genere ha molto probabilità non solo di vincere magari il campionato, ma di arrivare molto avanti in, certo, Champions League. No, ma molto avanti. Ma è indubbio, anche perché con Lukaku l'anno scorso hai vinto il campionato in carrozza. Lukaku per il campionato italiano è fuori categoria. E con Dybala, senza vendere nessuno dei big, te la puoi giocare veramente in Champions. Avendo dei cambi, e la parte di mercato che in più mi sta piacendo dell'Inter è la parte più in ombra. Quindi vari Aslani, Bellanova, Udoge, che se ne è parlato, ossia avere i cambi nei ruoli decisivi per l'anno scorso. E caspita, l'Inter è una buona squadra. Cioè l'Inter sì. avere 22 giocatori, di cui 18 che possono fare i titolari fissi in tante altre squadre, è tanta roba. Invece il Milan, perché tu hai fatto il meme molto divertente, tra l'altro sì, con l'immagine che abbiamo sullo sfondo, cosa ne pensi? Che il problema sarà subito, cioè sarà capire prima se Massara e Maldini rinnovano, perché non hanno ancora rinnovato. È vero che il contratto scade il 30 giugno, però il 1 luglio si capirà che mercato farà il Milan, perché se rinnovano Maldini e Massara vuol dire che c'è voglia di investire, e allora Renato Sanchez è praticamente fatto, Botman vuole fortemente il Milan, probabilmente si farà, cioè faranno un esterno destro barra trequartista, si parla di De Ketelaer, perché noi avevamo già un nome difficile con Salema Kers, ci siamo voluti complicare la vita ulteriormente. Alla self attaccaggio sarà molto complicato, esatto, da chiamare. E che sembra molto promettente, altri nomi, si fanno tanti nomi per il Milan, ma perché il Milan fa sempre un mercato molto, molto criptico. Si parla tanto di un giocatore e poi alla fine sbuca un altro che viene preso. E si era fatto il nome di Zaniolo, è tornato il nome di Asensio, di Isco, di Sabitzer, tantissimi nomi. E alla fine non mi stupirei se non arrivasse nessuno. Non ti sembra che magari al Milan possa servire un profilo con esperienza internazionale, un profilo magari, un Origi di cui si è parlato, sì, è già uno in quell'ottica lì. Non necessariamente over 30, ma abituato a certi scenari, a certi palcoscenici. Uno come Asensio sarebbe, esatto, grasso che cola, esatto, perché pur non avendo fatto, non avendo giocato titolare nel Real, però comunque uno che ha vinto 4 Champions. E poi uno che cascherebbe molto a pennello nello scacchiere milanista. Io onestamente su quella fascia lì, chi ha giocato quest'anno? Messias, Salemakers. Passiamo Krunic, da Messias a Salemakers, con tutto rispetto a questi due buoni giocatori, uno che ha segnato in finale di Champions. Certo. Quindi già qua si parla di altri livelli. Poi tornano anche tanti prestiti interessanti. Arriva Adli, che quest'anno è stato in prestito al Bordeaux, che pur essendo retrocesso, però il centrocampo del Milan è formato da giocatori retrocessi, quindi si può ben sperare. Arriva Pobega, che ha fatto una buona prima parte di stagione, magari nella seconda è andato un po' incalando, ma secondo me anche perché Juric non aveva l'idea di farlo giocare, perché tanto non aveva qualcosa che gli tornava indietro, era un giocatore che a fine anno sarebbe andato via, non poteva valorizzarlo più di tanto secondo me, e quindi è un centrocampo abbastanza dinamico, abbastanza forte, e quindi è una buona squadra. Cioè se poi si riescono a tenere i Leao, i Teo Hernandez, a rinnovare tutti i giocatori, si riescono a tenere, secondo te? Se non arrivano offerte irrinunciabili, per irrinunciabili si parla di 70-80 milioni per Teo e più di 100 per Leao. Cioè per me, se arriva un'offerta da 110 milioni per Leao,
e lo porto io. Cioè, pur essendo un amante. Sì, a malincuore, però dici quando fa 110 mil, come l'anno scorso per l'Inter con Lukaku e Hakimi, ci sono arrivate due offerte che non puoi rifiutare, ma che nessuna squadra, cioè neanche il City, neanche il Real possono rifiutare delle offerte del genere. Cioè, un 110 milioni per un giocatore lo si lascia andare. Cioè, solo il PSG ha fatto la follia di tenere Mbappé nonostante tutto. Anzi, ha fatto tante follie riferite a Mbappé. E è giunto il momento della Juve. Eccola appunto. Non vedeva l'ora il nostro regista gobbo. Abbiamo parlato di Lukaku e parlando di, sai che io non sono un grande fan delle minestre riscaldate, te lo dico sempre. E per la Juve è quasi certo, si dice, il ritorno di Pogba. Cosa ne pensi? Perché secondo me c'è sempre questo discorso delle minestre riscaldate che non mi rende convinto al 100% di Lukaku, non mi rende convinto al 100% di Pogba. Poi anche perché arrivano da dei momenti della carriera diversi da quando sono andati via. Cioè Pogba è andato via come uno dei centrocampisti migliori del mondo, come uno dei futuri dominatori del calcio europeo e mondiale, e l'ha fatto vedere molto a sprazzi. L'ha fatto vedere con la Francia, soprattutto con l'United poco. Ha fatto una stagione in doppia cifra per gol e assist, poi basta. Poi sempre 4 gol e 5 assist, 7 gol e 2 assist. È un giocatore fortissimo, a livello tecnico non si può discutere. La mia paura è che abbia un po' staccato dall'ambiente calcistico, cioè che vada molto a intermittenza e che non sia maturato. Cioè, perché se ha 23 anni ti puoi aspettare che un giocatore faccia 2 mesi bene e uno no, e a 28-29 quanti anni ha Pogba, già ti aspetti una continuità maggiore. Che è lo stesso discorso un po' di Dybala. Cioè, secondo me è lo stesso discorso che si fa per Dybala. Un giocatore fortissimo che quando è in giornata ti risolve le partite da solo, però forse un po' di continuità in più ce la si aspetta. Certo, e credo che, cioè, Pogba tornerà alla Juventus a zero. Cioè, la Juventus prende Pogba dallo United a zero, glielo rivende a 110 milioni e dopo 5 anni glielo riprende a zero. E ho come l'impressione che ritorni Pogba come è andato via, cioè nel senso con la stessa testa. Esatto. È quello che dicevi giustamente te. Che però a 24 anni va bene, a 29 meno. Esatto. E un altro dubbio che però secondo me verrà risolto velocemente alle prime meravigliose giocate del Fideo, Di Maria, è secondo te ancora in grado di dare il suo contributo? Perché tanti sono sempre gli infortuni per lui, ma è un giocatore dal talento sconfinato, secondo me, a parte che quest'anno sarà una stagione a sé, perché avendo il mondiale a novembre mi aspetto tante grandi prestazioni nella prima parte di stagione e tante delusioni nella seconda. Quindi secondo me Di Maria, se dovesse arrivare alla Juve, vorrà fare di tutto per arrivare in forma al mondiale, e quindi mi aspetto un inizio a fuoco. E magari, anche perché l'Argentina potrebbe arrivare in fondo, potrebbe arrivare comunque quarti di finale, semifinale, nella seconda parte di stagione magari un po' calare, anche perché ha 34 anni, ha un solo anno di contratto e quindi magari non ha neanche tutta questa passione di dire: ah no, devo rimanere, devo far bene perché sto qua tanti anni. Però indubbiamente è un altro giocatore che, cioè, basta dire Di Maria e ti cambia la partita. È un altro giocatore che è spettacolare, ha giocato nel Real, ha giocato nel United, ha giocato nel PSG, ha giocato nelle migliori squadre d'Europa e giocava sempre titolare, pur avendo compagni che forse erano più forti, ma perché lui si è sempre messo in gioco e quindi ha sempre fatto bene. Hai chiuso il discorso come volevo. A me dispiace, Fede, chiudere no, così. È volata. Prima di chiudere, però, voglio rispondere al mio amico Andrea. Vai. Su quale giocatore vi piacerebbe vedere? Ah, è vero. Squadra. Il nostro sondaggio. Lui, grande tifoso della Dea, come tanti miei compagni di università, ha detto Anthony. Goloso, 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 molto goloso. Succolente. Anche se dipenderà anche come vorrà giocare Gasperini. Però è tanto, tanto difficile perché l'Ajax chiede veramente tanto. Ma Anthony, mamma mia. È forte vero. Parleremo di tutte le altre squadre, di tutte anche le squadre europee che si stanno già iniziando a muovere. Si sono stati chiusi i primi colpi, ci sono tanti tanti nomi interessanti che girano nelle prossime puntate. Oggi, ahimè, io devo scappare.
A breve, quindi non so, vuoi continuare la puntata a te? Come vuoi. Vabbè, no, io beh, dai, la no. chiudiamo qua e la prossima volta iniziamo in orario. Iniziamo prima, iniziamo, esatto. Noi vi ricordiamo che potete seguirci su Spotify, dove adesso a breve verranno caricate tutte le ultime puntate, sui social, cercando il Pertini Radio. Calcio Club torna venerdì prossimo dalle 17 alle 18, alle 17.00. 19.59. No, non 19, 17. 16.59, okay, siamo okay. già in live. Per allora. Citare la copertina dietro, cascasse il mondo, siamo in live. Esatto, grazie mille Matthew in regia, molto gentile, un po' meno per l'audio che hai messo della Juve. Vabbè, purtroppo va così, lo sapevo che sarebbe andata così, grazie mille Fede. Grazie a te. Zia Zabette fra pochissimo. Buona giornata e buon weekend a tutti. Ciao, buon weekend. Ciao.